stanno facendo il loro ingresso in campo. Inter e Real Madrid che daranno vita tra poco alla finalissima, primo e secondo posto del primo memorial per Luigi Casiraghi. Torneo 110 anni, primo memorial per Luigi Casiraghi, che vedrà dunque questa grande partita come finalissima per il primo e secondo posto. Torneo 110 anni, Football Club Internazionale. Agli ordini dell'arbitro Andrea Boccalamo, primo assistente Denis Carelli, secondo assistente Davide Tupuoi. E dopo i saluti delle due squadre viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Pierluigi Casiraghi, lo storico osservatore dell'Inter, a cui è intitolato questo torneo. Ed ora il minuto di silenzio in memoria di Pierluigi Casiraghi, storico osservatore dell'Inter, a cui è intitolato questo torneo.
termina il primo tempo di questa finalissima primo e secondo posto del primo Memorial per Luigi Casiraghi. Inter e Real Madrid hanno concluso la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0. Tra poco il secondo tempo. All'interno del secondo tempo, nelle file del Real è entrato il numero 19, González Carmona. All right.
sostituzioni nelle file dell'Inter, entra con il numero 19 Bonfanti, esce l'11 Sapò, entra il numero 13 Verzeni, esce il numero 4 Sangalli. Thank you.
Nel tiro dell'Inter, sostituzione, entra il numero 14, Alcides Diaz, esce il numero 5, Cortinovis.
Thank you.
Sta predisponendo il tavolo dove verranno collocate le coppe per questo primo memorial Luigi Casiraghi, torneo 110 anni Football Club Internazionale dedicato agli Under 17. Hanno partecipato Genoa, Anderlecht, Real Madrid e Inter. La vittoria poco fa dell'Inter sul Real Madrid per 1-0 con il calcio di rigore trasformato dal numero 9 Esposito.
Un avviso tecnico, per favore, le squadre si possono avvicinare qui al tavolo delle premiazioni. Grazie. Le squadre invitate al tavolo delle premiazioni, grazie. Tra poco inizieranno le premiazioni. Ora ancora il ringraziamento alle squadre partecipanti a questo primo Memorial Pierluigi Casiraghi, Genoa Anderlecht, Real Madrid e Inter. Vicino a me, vicino al tavolo delle premiazioni, l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, per la consegna di una targa alla famiglia Casiraghi. Buongiorno, buongiorno a tutti. È un piacere a nome del club, a nome della proprietà Suning, essere qui oggi. Il torneo rientra negli eventi del 110° anniversario della nascita del club, ma non poteva mancare un ricordo a Pierluigi Casiraghi, una persona assolutamente che ha segnato il settore giovanile, capo degli scout, e lo dobbiamo ricordare perché lui era uno che amava essere presenti nei campi di periferia, alla scoperta dei talenti, ha scoperto tanti talenti, tanti calciatori che poi sono andati a giocare in squadre molto importanti, quindi era un piacere e un dovere per il club ricordarlo. Vogliamo dire che questo torneo verrà ripetuto anche nei prossimi anni, quindi sarà un piacere ospitare di nuovo tutte le squadre del settore giovanile. Ricordiamo che è un torneo a memoria di Pierluigi Casiraghi, quindi ci auguriamo che i valori sportivi, quindi la partecipazione a questo torneo, al rispetto ai valori sportivi, quindi il rispetto degli avversari, il rispetto delle decisioni arbitrali, siano fondamentali per la crescita di questi ragazzi che poi calcheranno i palcoscenici più importanti dei campi di calcio. Quindi grazie ancora a tutti di essere venuti oggi, è un piacere consegnare una targa ai familiari di Pierluigi Casiraghi.
indagati per tantissimi anni. Naturale responsabile, scouting, osservatori, esseri, Paolo Manghetti. Paolo Manghetti consegna il premio al miglior giocatore, il Pierluigi Casiraghi Ever Best Player, che viene conferito al numero 6 dell'Inter, Lorenzo Piola. Al terzo posto, in questo primo memorial per Luigi Casiraghi, l'Anderlecht. Secondo posto, conquistato nella finalissima di poco fa ad opera del Real Madrid. Primo posto vince il primo memorial per Luigi Casiraghi, Mister! Arrivederci e per la prossima edizione!